Carla, hai qualcosa di nuovo? Ehi, Carla. Five Head of Death. The fuck? È uno shotgun. Quanto costa? 500 tappi. Solo per la descrizione sono incuriosito. E nient'altro di utile. Grazie, Carla. Ora sono curioso. Non capisco se mi sta prendendo in giro quest'arma oppure no. Forse un colpo vale 5? Potrebbe essere, sarebbe interessante. Che tra l'altro, tra tutte le cose che sono successe dopo che ho ricominciato il gioco da capo, non sono più rientrato nel vault a riprendere le armi. E prima che me ne vada devo schiacciare questo. Grazie. Si scende. Ma perché mi sta... Perché sono risalito? Dogmeat, vieni qua, bello. Perfetto, il criolator è di nuovo con noi. È quello che penso. Stai bene? Sì, è mio marito congelato, Piper. Ehi, chi ha lasciato una tuta del Vault qua fuori? Navy Pilot Suite. Oh, e qui che cosa abbiamo? Sembrano pezzi di un'armatura atomica. Beh, vediamo che pezzi sono allora. C'è anche un'altra scatola qui. Questi sembrano molti più pezzi. Chissà se riesco ad arrivare a casa con tutto questo peso. Sì, non dovrei avere problemi. Ma guarda che bella casa mia tutta illuminata. Oh, c'è anche Ada. Ciao Ada. Ma questa tizia? Cos'è, una spogliarellista? Ed è assegnata al cibo. Beh, vestita così sicuramente. E questo che cos'è? È un bel fucilone, te lo dico io. Ed è anche leggendario. E costa 2112 tappi. Un po' tanto, però, ehi. Anche questo è leggendario. Questo cos'è? Questo? Questo è un signor fucile, che ignora il 25% della resistenza. Questo è un fucile, e usa le 50. Questo fa 169, questo fa 107. Questo c'ha un drago disegnato sopra. Varrebbe la pena solo per quello. E usa le 5 mm. È interessante questa. Guarda, per adesso compro questi due fucili da cecchino. Poi vediamo. Ho bisogno di Fabbro 3. Mi servono altri due livelli. Intanto posso usare il Criolator per creare la criolancia. Ecco fatto. E che cos'è la criolancia di grazia? Scopriamolo. È tecnicamente una versione da sparo del Criolator. Wow. E vediamo come possiamo migliorarlo allora. Oh, ma guarda. Mi serve scienza di livello 4 per aumentare la quantità di colpi. Non mi dispiace. Posso aggiungere la potenza, ma mi riduce la quantità di munizioni. Ok. E ha anche le skin, vediamo. Ah, carine. Beh, direi che il bianco con un'arma del genere sta molto meglio. Beh, non vedo l'ora di avere scienza di livello aumentato. Aspetta, forse posso già farlo. Vediamo scienza se posso aumentarla, vediamo. No, mi serve il livello 28. Beh, forse è il momento di aumentare la quantità di danni che fai? Non so. Oppure chimico? Iniziamo ad aumentare un po' i danni di tutto quanto. Vediamo, un fucile da cecchino classico fa 93 di danno con le 308. Questo usa le 14 mm e fa 169. E come munizioni ha solo le 14 mm. Ad esempio questo fa 380. È tanto. Mentre questo che usa le 50 fa 107. E anche a questo posso cambiargli le munizioni. Ma non posso mettergli le 300. Però già cambiando il receiver aumentiamo il danno. Anche questo non scherza, cambiandogli il receiver già abbiamo un bel boost. Il punto è, quale fucile da cecchino mi porto per ora? Ma guarda un po', abbiamo un'armatura da rider quasi completa. Via, non la vuole nessuno l'armatura da rider. Vediamo la power armor navy per ora. Ma che figa, ha un aspetto così femminile. È molto aggraziata, si addice molto a me. Piper, ti dispiace? Grazie. Posso cambiargli il modello e aumentare la resistenza, cambiargli il colore e mettergli le orecchie da gatto? È la migliore armatura di sempre, vero Piper? Guardala,
C'ha le orecchie da gatto. Se la testa nascondeva questa sorpresa, chissà cosa nasconde il torso. No, ti prego. Il cappuccio da gatto, no, ti prego. Decorazioni da gatto in che senso? Oh no, cos'è questa roba con scritto Far Harbor? Ah, ma è proprio un cappuccio. È come una felpa, ma ti prego. Ti prego, anche la coda. Ma dai. Un'armatura così femminile non l'ho mai vista in Fallout. È stupenda questa armatura. Ma a quanto pare ho anche un'altra armatura da vedere. Sono abbastanza sicuro che questa armatura l'ho già vista da qualche parte, ma non saprei bene dove. Porca miseria, se sono bello. E con un Keyblade in mano sono anche meglio. Visto che questa è completa, io la metterei già qua esposta. Guarda che belle che sono una accanto all'altra. Devo trovare un'armatura giusta da mettere a questa. E forse so anche dove trovarla. Però prima faccio una deviazione. Prima di andare devo fare un salto letteralmente a Red Rocket. Se non ricordo male, il tetto di Red Rocket dovrebbe essere abbastanza spazioso per costruirci qualcosa sopra. E questo cos'è? Una Golden Ninjato e un Ardente Blade. Vediamo subito. Golden Ninjato, 264 di danno. E la Madonna. Cioè la Ninjato base fa 71. È una spada a due mani. Wow. Però se la prendo in terza persona diventa una mano. Incredibile. Super mutanti? Qui? Da queste parti? Incredibile. Madonna mia. Cos'hai in mano tu? È uno spadone. Scusami, dove l'hai tirato fuori questo spadone tu? Chinese Greatsword. Beh, è a tutti gli effetti uno spadone cinese. È letteralmente una spada cinese grossa. Ed è a due mani, incredibile. Wow. Aspetta, l'attacco in corsa è veramente incredibile. Prende una zona ampissima. Questo mi fa venire in mente una cosa. Noi abbiamo una spada che deve essere riparata. Solo che non sono sicuro di poterla riparare al meglio in questo momento. La Miyazuki no Hana. Vediamo fin dove posso spingermi per ora. La Golden Ninjato sicuramente non ha bisogno di essere sistemata. La Tsuki no Hana invece... ne ha bisogno e come? E guarda caso, ho bisogno di fabbro di livello 3. Ma pensa un po' meglio a una cara la sfiga. Va bene, non importa, attenderemo. Ehi, guarda, un nemico su cui provare la meno arma. Non sono sicuro di averlo colpito. Scusatemi, fatemi... Non sparategli, fatemi provare a me. Beh, il danno lo fa. È un po' deboluccia in questo momento, ma comunque il danno lo fa. Salvare Rex? Chi è Rex? Chiamata alla ribalta. Non so di cosa parlate, scusatemi. Io sono venuto qui per un altro motivo. Ecco fatto, facciamo in fretta. Forza allora. Volete la mia pelle? Venitevela a prendere. Io sono pronto a tutto. Tu ci sei solo più debole di noi. Così adesso noi ti offriamo. Ah, beh certo. Se non sanno uccidere umani, valgono meno di niente. Ne riparleremo dopo allora, Fist. Dove siete? Ma state bene buoni. Ho un cavolo di doppio revolver e non ho paura di usarlo. Mutanti, armati, arrabbiati e in arrivo. Aspetta che devo ricaricare. Aia, che dolore! Perfetto, colpo critico funziona sempre. Per fortuna abbiamo finito. Per fortuna ho il colpo critico. Quasi come super mutanti. Sono meglio di voi e lo sai. Ah, sì, ne sono sicuro. Sentito quanto sei di umano. Ma stai buono che ti spacco la faccia.
Ho una Desert Eagle, non ho paura di usarla. Un altro ascensore. Vuoi proprio che io salga là sopra a farti il culo, vero? Sai, Preston, quello zaino ti rende più povero di quanto tu non sia. Forza, mostriamo a questi super mutanti di che pasta siamo fatti. Umano, giochiamo. Ma stai buono. Non sei l'unico che può combattere con le armi. E allora? Volete che vengo lì? Ecco fatto. Siete abbastanza deboli per essere così grossi. O forse è il mio Keyblade che è troppo potente per voi. Vieni qua. È scappato, aspetta. Gli ho dato un colpo sulla gamba ed è morto. Sai cosa? Voglio provare quest'arma. Vediamo come si comporta sui supermutanti. Ah, sì, sicuramente, Fist. Quella l'ho congelato veramente. Aspetta, aspetta che mi curo. Dai, come l'hai fatta a mancare anche tu però, eh? No, Dogmeat, non ti devi mettere in mezzo però. No, speravo di renderlo una statua di ghiaccio io. Beh, quest'arma non è male comunque. Rallenta i nemici. Oh, ehi, hey, andartene. Tutto non bene? Lasciarmi qui. Sì, sì, tranquillo. Appena il cane si sposta ti libero. Segui Strong. Lui sa come scendere da questa maledetta torre. Ciao, Strong. Ok, dammi un attimo. Devo prendere questa. Ottieni permanentemente 25% di danni critici con le armi da mischia? Ah, mettiamolo in pratica allora. Statevene buoni. Maledetti. Non toccherete i miei compagni finché sono qui. Supermutante vince ancora. Eh sì, contro gli altri supermutanti tra l'altro. Forza, tutti sull'ascensore. Preston, non fare il prezioso, sali sull'ascensore. Fa niente, Preston, ti abbandono qui, ciao. Il latte dell'umana dolcezza. È una citazione del mago. Volevo usare i versi del bardo per inculcare un po' di civiltà in quel selvaggio. Ah, no, sì, sicuramente quei libri ce l'avresti fatta. Per questo vuole che l'aiutiamo a trovarlo. Rinfrancherò il nostro spirito. Tutto qui! Io! Tu come sei salita? In questo giro in cui i nostri pensare la battaglia ci preoccupa. Senti, Rex, silenzio per favore! Dicono che il fanciullo che sa di troppo. Troppo. Guarda Strong che dice, ma sto qua che cazzo sta dicendo? Il suo demone è qui! Accettiamo con rassegnazione queste crudeli avversità. Però che i saggi dicono che è il miglior partito. Certo, certo. Mando, perché si ferma? Moriremo perché siamo tutti, arrivati. Vero? Da qui te la fai a piedi. Aspetta. Ah, maledizione, volevo ucciderlo col coltello io. Tutti sopra, forza. Vabbè, facciamo a turni, Piper, mi dispiace. Corrono come codardi. Paura di Strong. Io non credo che sia paura di te, Strong. Credo che abbiano paura di me. Forza, scendete. Dobbiamo andarcene da qui. Oh. Beh, è stata un'avventura inaspettata, Rex. Rex. Grazie per il tempestivo salvataggio. Di nulla, che ci facevi lassù? Si può sapere che ci facevi lassù? Volevo impartire ai supermutanti qualche rudimento di cultura umana per civilizzarli. Non pensavo credo avrebbe mai funzionato. Shakespeare potesse illuminarli e cambiarli Sicuramente. E chi meglio di Rex Goodman, il più grande attore vivente, avrebbe potuto introdurli alle meraviglie del bardo. Comunque sì, ti ringrazio. Di nulla. Ti meriti questo.
Ora, scusami, ma voglio andarmene subito da questo posto. Voglio allontanarmi da sto posto di merda. Tornerò alla VRVR per riprendere la mia carriera radiofonica. Ok, bravo. E tu, ragazzone? Trova insieme a Strong latte di umana dolcezza. Ok, va bene. Ok, manterrò la mia promessa. Bene, Strong viaggia con umano. Benvenuto in squadra. Strong a trovare latte di umana dolcezza. Strong impara segreto di umani. Cazzo, voi mutanti siete brutti anche da vicino. Strong pensa lo stesso di piccola donna. Dio mio, che cattiveria. Comunque Strong, il mio latte è off limits, sappilo. Eccoci arrivati alla prima delle destinazioni, la Bethesda Comics. Strong, dov'è finito? Ah, eccoti Strong. Ok voi tutti, vi devo chiedere di rimanere fermi. Qui dentro ci entro da solo. Non sapevo ci fosse una fumetteria qui. Ehi, tu non sembri cattivo. E sei leggendario. Olla, adesso mi attaccano, aspetta. Una gamba da operatore. Grazie. Che è successo? Era una matrioska, altro che. Aspetta, non vedo nulla, siete in troppi. C'è troppo buio. Ma più ne uccido più ne escono. Help. Aspetta, ce n'è uno leggendario. 50% gli umani, ok. Ok, da questo non ne escono altri. Sembra che alcuni abbiano delle uova pronti a schiudersi. Maledetti. Aspettano, ho trovato un altro leggendario. Dov'è? Ma non finiscono mai. Dannazione. Non riesco a fermarli. Ok, credo siano tutti ora. Wow, una bella arma leggendaria. Sicuramente utile per schiacciare gli insetti. Guarda quanti fumetti bruciati. Che spreco. E questa cos'è? Sembra un'armatura atomica che ricorda qualcosa, ma non ti saprei dire che cosa. Ha anche delle pose stupende. E riesce ad usare due armi. Wow, un fumetto ancora intero. Ma vieni. Ma vieni. E un altro ancora. Eccellente. Aspetta, dimmi che questa bambola la posso prendere, ti prego. Dai, sarebbe stata benissimo in collezione una roba del genere. Spero che ce ne sia una che posso prendere di sotto. C'è sempre un ascensore in ogni fumetteria. Ma perché vi siete teletrasportati voi? Chi vi ha chiamato? Siete maghi, altro che. Io non vi ho chiesto di venire. E guarda che cosa abbiamo appena trovato. Una nuova armatura atomica. Una signora armatura atomica. Ha un aspetto così antico, ma allo stesso tempo moderno. Quasi magico, vorrei dire. E un altro fumetto. Ci siamo. Qui c'è un paio di chiavi e un martello d'acciaio con una spada d'acciaio. Wow, bellissimi. E vorrei sottolineare una cosa al di fuori di questo video. Per quest'arma non ho dovuto comprare nessun contenuto extra. Grazie Bethesda. Bellissima. Bellissima. Vediamo il martello. Il martello ovviamente arma due mani. Ed è stupendo. È stupendo. E cosa nasconde il basamento? Un casco nordico. I'm sorry. Pete, mi dispiace. Non posso raggiungerti nel vault. Devo restare qui. Questa armatura. No, questo masterpiece. È il mio magnus opus. Non posso lasciarlo indietro. Devo restare qui. Magari quando avrò finito la MK2 potrò venire in superficie e farti visita. Non preoccuparti per me. È stata una mia scelta. Ricorda i grandi momenti mentre abbiamo creato il Bethesda Comics e Elder Scroll. Pensa a tutte le persone che abbiamo reso felici. Mi dispiace. Mi mancherai, amico. Todd.
Ho anche i brividi, credimi. Però peccato che non mi fai prendere la statuetta, mannaggia a voi. Oh, è difficile, forse non posso sbloccarla. E invece... Sì. La MK2? Serio? E ora peso troppo, fantastico. A Strong non è piaciuto, e quando mai Strong? So anche che cos'altro non ti piacerà. Che io usi questa armatura. Porca miseria, se è bella. Ah, Strong, fattene una ragione. Direi che prima di andare a destinazione è meglio che vado a lasciare un po' di roba pesante. E questa la mettiamo qui. Che tra l'altro a inizio episodio avevamo trovato questa suite. Non l'ho ancora provata. Carina. Devo dire un bel vestitino per pilotare un'armatura atomica. Vediamo se posso migliorarlo almeno. Signorina, le dispiacerebbe togliersi? Sì. No, non si può migliorare incredibilmente. E allora se non puoi essere migliorato, come diavolo fa Strong ad usare quel computer? Puoi comunque essere esposto. E ora possiamo riprendere il nostro viaggio. Oh, si comincia! Ah sì, si comincia sicuramente. Un po' lenta come arma, ma almeno fa danno. Dove siete? Madonna mia, gli ho spaccato la faccia. Porca miseria. Che male. Come ho fatto a colpirlo con un fucile a pompa da qui? Sono mago. Cavolo, sono a corto di munizioni per il fucile a pompa. Dovrei comprarne. Un'armatura. Oh, devo entrare qua dentro. Come si apre? Il tuo ultimo errore. È un terminale difficile. Mamma mia. Devo riuscire ad aprirlo. Ecco fatto, così si sistemano le questioni. Questo è un messaggio d'emergenza per tutti i soldati dell'esercito del Commonwealth. Sono attivi i protocolli d'emergenza 17. Beh, bel colpo, anche con la ricarica. Piper, vieni un secondo, per favore. Tu riesci ad hackerarlo? Va a controllare. Ma non posso. Per forza, se non vieni qua. Vieni qui. Vabbè, ho capito. Grazie, Piper. Userò questo livello, allora. Ora me lo posso fare da solo, grazie. Sono dentro. Ecco fatto. Guarda, facevo veramente prima fare così che chiedere a Piper. Un'armatura X1. Non era nei piani, ma Preston? Dimmi dove. Vai dentro. Ricevuto. Perché hai perso il cappello, Preston? Ce n'è uno leggendario, dov'è? Eccolo là. Mamma mia, ti spacco la faccia in memoria di Fallout 76. Come fai a non beccarlo che è lì? Aia, che male. Sì, la mia. Li vedi di faccia a faccia, è stata una pessima mossa. Sparagli, sparagli! Oh, l'abbiamo finito. Altra attacca per i mini. Wow, un pezzo d'armatura. Però almeno è utile perché aumenta la velocità, quindi grazie. Stiamo trovando un sacco di leggendari in questa serie. E per fortuna siamo quasi arrivati alla meta. Che è successo? Oh, altri vampiri. E vai. Vi aspetto. Dove siete? Sono gli... buongiorno. Buongiorno. Non so cosa l'abbia ucciso, ma va bene così. Non mi metto a interferire con gli Atom Guard, perché l'ultima volta che è successo è finita male. Lei è un monaco da battaglia. Bell'arma, complimenti. Sentite, so che non dovrei, ma potreste darmi una mano? Aspetta, c'è qualcosa. Ma va. Come? Ah, hai fatto un giro, Dormit. Bravissimo, cane. Aspetta, aspettami. Ecco fatto. Aspetta. Uno zaino. Bene, bene, bene. Madonna, quante radiazioni. Aspetta, aspetta. Dove siete? Eccolo. Ti ho trovato alla fine. Cos'è? Come? Com'è esploso?
ce n'è uno col teschio, ancora, dov'è? Ce n'è uno bello incazzato, dov'è? Eccolo là. Quello lì è il capoccia. Mettiamo... Dove sei? Dove sei? La freccia tutto esplosiva qui. Ah! L'ho mancato, mi sa. No, mi sa che l'ho preso, ma si sta curando. Hai lo stronzo. E adesso la fai. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Andiamo a vedere se aveva qualcosa di buono. Beh, non era niente di speciale, ma... Ehi, meglio di nulla. Guarda, guarda quante radiazioni. Non posso certo lasciare questa roba qui. Sono venuto qui apposta per questo, io... Non riesco a capire dove sono gli altri nemici. Dove siete nascosti? Ah, ecco dove. Maledetti. Aspetta, quella è una katana? Dove l'hai tirata fuori? Grazie comunque. Aia, male. Lo so, fa male il braccio. Ce n'è ancora uno. E qua si va al volto 88. No, ho sbagliato. Beh, alla fine, volente o nolente, sono arrivato qui. Le porte del Vault sono state progettate per resistere a un attacco nucleare. Lo so. I vostri tentativi di irruzione sono inutili. Andatevene subito, o ci saranno delle conseguenze. La Voltec non perdonerà questi atti vandalici. La Voltec è morta. Aspetta che adesso arrivo e finalmente liberiamo questa zona una volta per tutte. Oh, si comincia! Si comincia, sì, ad uccidere. Oh, finalmente la zona è libera. E finalmente posso prendermi il mio meritatissimo premio, ovvero un'armatura atomica. Con la musichetta addirittura, no, ti prego. Perché mai avrei dovuto lasciare un'armatura atomica a un cadavere? Pensa a te. Ma perché ne è rimasta una copia qui, scusami? Non ho capito. Perché si è duplicata? Vai a prendere quell'armatura atomica. Dovrei arrivarci volando. No, dovresti andarci a piedi. Credo che il fatto che sia contro il muro... crei qualche problema. Vai, entraci. In un qualche modo che non ho capito come, abbiamo ottenuto due armature atomiche. Tre se vogliamo fare pignoli. E ora sì che possiamo tornare a casa. Wow, che tempesta. Direi che è stata una giornata piena di sorprese. E finalmente tu, Power Armor gialla, stai per avere la tua armatura personale. Dovrei mettere qualche luce qua dentro. Direi che l'armatura da scavatore con il frame da costruzione ha decisamente il suo perché. Decisamente.